propone inoltre una concezione laica della cultura, considerata come strumento necessario alla formazione dell'uomo. Vengono messi in secondo piano gli studi teologici, fondamento della cultura medievale, e intrapresi con passione gli studia humanitatis, ovvero gli studi propri della cultura dell'uomo. L'espressione studia humanitatis indica due aspetti chiave. Da una parte, lo studio di discipline umanistiche come la poesia, la storia, la filosofia, la retorica, la grammatica, quelle stesse discipline che gli antichi ritenevano fondamentali per la formazione dell'uomo. Dall'altra, l'interesse per i valori trasmessi dai testi classici di quelle discipline. Essi non sono solo oggetto di studio, ma vengono considerati come modelli di perfezione in ogni campo dell'attività umana, modelli da cui prendere ispirazione per fondare una nuova e moderna civiltà. Infine, il quinto e ultimo pilastro è rappresentato dal principio dell'imitazione. Il rinnovamento della cultura deve fondarsi sull'esempio degli antichi, che sono da imitare non in modo sterile e passivo, ma originale e autonomo. Tale principio è alla base dei più grandi capolavori dell'arte rinascimentale. La scultura di Michelangelo, solo per fare un esempio, presuppone la riscoperta, lo studio e l'imitazione originale della statuaria greco-romana, i cui resti cominciavano ad affiorare a Roma proprio all'epoca del grande artista.